Amici motori, ben ritrovati. Eccomi qui sul ghiacciodromo di Livigno. Sono qui insieme proprio ad Assogomma per testare un po' di gomme. Sì, saranno delle gomme estive, invernali, anche un po' miste. Vedremo un po' che cosa succede. È perché sì, io ve lo ricordo, ve lo ricorderò sempre, che la gomma è l'unico contatto tra la vostra vettura e l'asfalto. E quindi importantissima! Quelle tre macchine lì, tre tipo hatchback, ibride col cambio automatico, e la differenza delle tre macchine è che la prima è tutta gommata invernale, la seconda è mista, invernale alla trazione, estiva al posteriore, la terza è completamente estiva. Vedrete con i vostri occhi cosa succede. Sono insieme a Roberto Bettanin. E cosa andiamo a provare adesso? Proviamo il percorso, una curva, praticamente un tornantino, con l'equipaggiamento tutto invernale. Quindi andiamo sicurissimi. Massima sicurezza. Poi la difficoltà aumenterà con gli altri equipaggiamenti. Quindi simuliamo la percorrenza di una rotonda. La prova è stata realizzata a bassa velocità, circa 30 km orari. E potete vedere da queste immagini come la vettura con gomme invernali è riuscita a affrontare il percorso garantendo sempre una guida sicura e precisa. Di anteriore invernale, posteriore invece estiva, quindi molta precisione sull'anteriore, molto leggera sulla parte posteriore, molta attenzione nella fase di ingresso curva. Ai, con questo minestrone di equipaggiamento misto la prova è risultata più pericolosa perché offre una falsa sensazione di sicurezza. L'equipaggiamento invernale all'anteriore infatti fornisce trazione e direzionalità sul dritto, ma a metà curva la differenza di aderenza dei pneumatici estivi al posteriore provoca una repentina perdita di controllo del veicolo che va in testa coda. L'equipaggiamento misto non è esplicitamente vietato dal codice della strada, ma è fortemente sconsigliato sia dal Ministero dei Trasporti sia da Assogomma. Passiamo al completamente estivo insieme a Marco. Con la gomma estiva ovviamente non abbiamo trazione, non abbiamo direzionalità e quindi la macchina tenderà ad andare assolutamente dritta. Adesso proveremo a entrare in curva alla stessa velocità che hai provato con la gomma invernale, a 30 all'ora, e ci renderemo conto che pur a 30 all'ora una velocità decisamente bassa normalmente non si utilizza, è impossibile cercare di governare la macchina. E adesso è arrivato il momento di andare a vedere cosa succede nel caso di una salita innevata sia con i pneumatici estivi che con quelli invernali, con una vettura 4 ruote motrici e 2 ruote motrici. Insieme a Piero andiamo a vedere cosa succede in una rampa in salita con dei pneumatici estivi 4 ruote motrici, con la Jeep 4 ruote motrici. Ce la faremo? Certo. Proviamo ad affrontare la salita. Ecco, non ci sono riuscita nemmeno la seconda volta. Solamente prendendo un po' di slancio sono riuscita a raggiungere il culmine della rampa. Ma la mia discesa è risultata insicura, non riuscendo ad arrestare la Renegade che a metà rampa mi è scivolata a ruote bloccate. Sono con Fabio e andiamo a provare di nuovo la Renegade, sempre su una bella rampa in salita con neve, però abbiamo in questo caso pneumatici invernali, 4 ruote motrici, quindi siamo in una botte di al ferro? Top. Al top! Al top! Ottimo! Mentre con le invernali, assoluta sicurezza della vettura, pieno controllo, sia in salita sia in discesa, arrestando il veicolo. Tonale, 2 ruote motrici, pneumatici. Pneumatici invernali. Invernali. Esatto. Quindi ce la facciamo a fare la salita? Assolutamente sì. La salita ce l'abbiamo fatta, se ma freniamo, soprattutto se io freno in piena discesa, la macchina si ferma. Comunque anche che quindi non scivola via, assolutamente, con l'invernale anche 2 ruote motrici non c'è problema, quindi si ferma sempre. Confermiamo, 4 ruote motrici, 2 ruote motrici, col pneumatico invernale non c'è nessun problema. Quindi qua bisogna sfatare il mito che 4 ruote motrici bisogna avere comunque sempre la gomma invernale.
ma anche su asfalto, quando l'asfalto è freddo, comunque certo, la gomma invernale ha sempre più grip della gomma estiva, fatta apposta. Adesso proviamo a vedere, vi faremo vedere invece con la gomma, sempre due ruote motrici, gomma estiva, dove riesce ad andare. Ecco qua. Ed eccola, l'Alfa Romeo Tonale con i pneumatici estivi che tenta di salire la rampa, ma non è neanche riuscita a raggiungere il colmo del dosso ed è scivolata indietro, ruote bloccate. La vedo proprio male qui, proprio pericoloso. Se in salita non ci va, in discesa cosa succede? In discesa, pur frenando, la macchina, diciamo, blocca, arriva a bloccare le ruote, anche per il sistema, diciamo, che aiuta le ripartenze in salita, l'e-holder, che ti blocca le ruote, però non avendo più aderenza la macchina torna indietro. È una situazione veramente pericolosa perché si perde proprio il controllo. Giulia diesel, trazione posteriore, gommata con pneumatici invernali. L'esercizio consiste in una frenata di emergenza da 40 km/h. L'obiettivo è cercare di fermarsi il prima possibile, quindi a livello di pilota ti posso dire che devi metterci tutta la forza possibile sul pedale del freno e di non preoccuparti se senti una vibrazione sul pedale, è l'ABS che sta lavorando, non si rompe il pedale e non si rompe la vettura. Pronti? Pronti. Ok, stabilizziamo, circa 40, anche 42 tachimetro, e treniamo. Come vedi, il grip è notevole. Dopo aver provato la frenata con la Giulia trazione posteriore in tutta sicurezza perché pneumatico invernale, andiamo a vedere un po' come va con l'estivo. Cosa succede, cosa succederà? Ma tu hai visto che dall'esterno sembra quasi che io non freno, invece faccio una frenata veramente d'emergenza, la macchina fa veramente fatica a fermarsi. E per me è un piacere ritrovarmi qui con Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Inverno in sicurezza. Sicurezza è una parola nel DNA proprio di Assogomma. Vacanze sicure, inverno in sicurezza, pneumatici sotto controllo. Sicurezza è un elemento fondamentale che guida, diciamo, la nostra attività da oltre 20 anni a questa parte. Per noi è importante la sicurezza, non il fatto che si prenda o non si prenda una sanzione, quindi una multa. La multa è un qualcosa che evidentemente va evitato, le norme di legge vanno rispettate, ma è, diciamo, la sicurezza stradale di tutti noi un bene prezioso che va, diciamo, salvaguardato. In questo caso abbiamo ancora una volta presentato che cosa? Che uno può innanzitutto avere alimentazioni diverse, può avere trazioni integrali o trazioni anteriori, ma la differenza la fa l'equipaggiamento e il treno di gomme che deve essere invernale se si vuole, dico banalmente, superare un dosso piuttosto che una rampa, un viadotto piuttosto che un sottopasso. Sono le situazioni che sono tipiche, che si trovano in una qualunque città. È vero che negli ultimi tempi la neve ha fatto la sua presenza in maniera scarsa, ma è altrettanto vero che il freddo esiste. Qui stiamo parlando di pneumatici invernali, non pneumatici da neve. Ormai credo che tutti l'hanno metabolizzato, dal 2010 c'è una nuova legge che lo ha anche sancito. Stiamo parlando di condizioni tipiche invernali quando fa freddo, e le condizioni del freddo le troviamo in tutte le parti d'Italia, sempre e comunque, sia in città che in alta montagna. Hai toccato un argomento un po', tra virgolette, delicato, perché appunto il clima ormai è diventato un po' imprevedibile e stiamo affrontando comunque un periodo, una transizione energetica con quella dell'elettrificazione, e quindi cosa cambia
proprio a livello anche di pneumatico in questo momento così particolare? Un consumatore non tecnico, non addetto ai lavori, non se ne rende conto, il pneumatico è sempre nero, è più o meno lo stesso da tempo immemore, per cui si ha la convinzione che siano esattamente i prodotti di oggi quelli di ieri, ma è totalmente sbagliato, perché avviene invece un continuo studio e ricerca ogni anno. Le aziende più note, famose, quindi le cosiddette marche premium, che investono ingenti risorse proprio per migliorare le prestazioni e quindi adattarle alle mutate esigenze. Quindi certo, una delle esigenze che cambia è l'alimentazione, certo, di un veicolo che non è più solo benzina piuttosto che diesel, ma ibrida o addirittura elettrica. Quindi c'è una coppia che immediatamente viene scaricata a terra, quindi il pneumatico deve rispondere e deve avere una durabilità del tempo. Quindi la riformulazione dei pneumatici in funzione di quelle che sono le mutate esigenze. Ma torniamo un attimo ancora allo pneumatico, una scelta attenta che deve essere fatta, che sicuramente porta dei benefici. Assolutamente sì, cioè la scelta di un pneumatico innanzitutto parte dal aprire il cassettino e a questo punto vedere sulla carta di circolazione quali sono le misure, quindi quali sono le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche prestazionali che deve avere quel pneumatico da montare su quel veicolo. Sia chiaro a tutti, non sceglie chi produce il pneumatico o chi monta il pneumatico l'abbinamento alla vettura. Chi lo ha scelto a monte è stato il costruttore del veicolo, e quindi se si vuole fare sicurezza, se si vuole avere la certezza di comportamenti corretti, occorre seguire le indicazioni omologative del costruttore del veicolo. Ma una scadenza? Scade il pneumatico? Il pneumatico non è uno yogurt, non è un prodotto alimentare, non ha una scadenza, ma al tempo stesso deve essere conservato opportunamente, quindi va conservato in luoghi asciutti, in luoghi non esposti alla luce diretta, certo, certamente non lo mettiamo al sole, però un pneumatico non ha una scadenza, anche perché è impossibile predeterminarla, perché uno stesso pneumatico può andare ad equipaggiare veicoli completamente diversi, che verranno guidati con stili di guida completamente diversi, in ambienti stradali completamente diversi, e tutto questo va ad incidere sulla durabilità del pneumatico stesso. Direttore, acquisti online. Gli acquisti online sono uno dei tanti modi per acquistare delle gomme. Cosa bisogna fare attenzione? Innanzitutto bisogna fare attenzione a Roma dicono la sola. E la sola qual è? Se un pneumatico, dico, di una certa marca, di una stessa misura, certo, costa 100 euro, per dire una cifra di riferimento, quello stesso pneumatico non potrà essere offerto a condizioni di meno della metà. Se questo è così, viene proposto, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona, che potrebbe essere campanello d'allarme. Sì, ma questo succede per i pneumatici come per qualsiasi altro prodotto. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, e magari potrebbe essere semplicemente che ci stanno proponendo un pneumatico che non paga l'IVA, quindi in evasione, quindi noi ci rendiamo complici di un illecito, piuttosto che di un illecito non solo commerciale, l'IVA, ma di un illecito ambientale, perché non è gravato da contributo ambientale. Quindi semplicemente ognuno scelga la marca che ritiene più opportuna, deve essere comunque una marca con delle dimensioni e caratteristiche prestazionali compatibili con la carta di circolazione, e non si faccia abbindolare, si usava un tempo questo termine, su facili sconti o offerte commerciali che non hanno senso. Certamente l'orientamento che noi consigliamo è verso prodotti più performanti, quindi di marche premium. Ma quali sono le marche premium? Quelli che conosciamo tutti. Quando uno immagina un pneumatico, sa quali sono le marche e quindi scelga quelle marche e non altre. Ultimissima,
tre consigli, tre suggerimenti, base. In inverno, se uno vuole viaggiare con la massima sicurezza possibile, è bene che equipaggi il proprio veicolo con pneumatici invernali, perché è sempre pronto ad affrontare qualsiasi situazione nel migliore modo possibile. Stessa cosa vale per l'estate. In estate vanno tolti i pneumatici invernali, vanno rimontati i pneumatici estivi. È un po', come dire, sono le scarpe del nostro veicolo. In estate ci mettiamo i sandali, in inverno ci mettiamo gli scarponcini, in estate ci mettiamo pneumatici summer e in inverno dei pneumatici invernali. Grazie direttore, ci siamo abbronzati un po' perché c'è un sole pazzesco, ma il nostro test drive continua. In compagnia di Filippo andremo a provare un'accelerazione, ovviamente estivo e invernale. Continuiamo questo paragone, adesso utilizzeremo una Volvo XC60 4x4 con un equipaggiamento di gomme invernali e faremo una prova di accelerazione da 0 a 60 metri. Sensazione di controllo ottima, nessuna difficoltà nella fase iniziale e tantomeno di trazione. Sono con Enrico e andiamo a provare questa accelerazione, ovviamente sempre con una bellissima Volvo, ma sono cambiate le gomme perché qui abbiamo totalmente estivo. Tanto per capirci i numeri, 57 metri la corsia di accelerazione, un'auto esce 50 km orari estiva, 70 km orari invernale. Questa lettura noi non dobbiamo farla come performance di velocità, ma performance di aderenza. Abbiamo poi aggiunto una frenata per il rallentamento, dove invece la grossa performance del pneumatico invernale rispetto all'estivo è che arrivando più veloce l'auto si fermerà molti metri prima rispetto all'altra che arrivando più piano teoricamente dovrebbe essere agevolata. No, non è così, quindi vince sempre incondizionatamente l'auto munita del pneumatico invernale. Allora, per questa prova qui c'è un confronto tra due 500X ibride equipaggiata, una con pneumatici invernali, l'altra con pneumatici estivi e catene sull'asse di trazione. Quello che si vuole riprodurre è una situazione tipicamente reale in cui una percorrenza, se ci sono delle precipitazioni nevose in atto, con l'invernale vado tranquillo, con l'estivo devo fermarmi, montare il dispositivo e poi procedere. Però nel mio procedere poi non ho soltanto fondo innevato, banalmente una galleria, un tunnel, mi trovo anche col fondo con l'asfalto. Sono a bordo di una carinissima 500X e andiamo, che esercizio facciamo questa volta? Allora, adesso andiamo per strada e abbiamo quattro gomme estive con le catene sull'asse anteriore, naturalmente, di trazione, e vediamo cosa succederà. Ma proviamo a frenare? Certo, proviamo a frenare, proviamo a accelerare, così vediamo un attimino il comfort, la trazione e i metri di frenata che abbiamo con le catene. E allora pronti, via, si parte! Soffro io per questa 500X adesso a percorrere tratti di strada puliti. Perché? Perché con le catene il comfort di guida ovviamente cambia, rumorosità, vibrazione allo sterzo e in caso di frenata come questo gli spazi di arresto sono molto più lunghi. E qui
qui con Marcello, abbiamo provato la 500X con le catene su asfalto e ragazzi, stavo male io sinceramente. E adesso invece cosa andiamo a fare? Allora riproviamo stessa identica prova, però ovviamente una situazione più felice, con gomme invernali sia su fondo innevato che su asfalto, quindi andiamo a vedere quali sono le differenze con l'estivo catenato. Mi sento già più rilassata. Ovviamente in questa situazione non abbiamo proprio nessun pensiero, perché la vettura dotata di pneumatici invernali, concepiti in modo specifico per queste condizioni stradali climatiche, sono in grado di affrontare sia il fondo innevato che quello asciutto, offrendo sempre comfort e prestazioni migliori. Spero di avere fatto molta chiarezza con tutti questi test, con l'intervento del direttore Fabio Bertolotti, ma per qualsiasi dubbio, curiosità, informazione, mi raccomando, andate sul sito pneumaticisottocontrollo.it e troverete le risposte a tutte le vostre domande.